Alessandro Speranza si presenta da chip leader al final table della notte del poker. Era partito oggi all'inizio del day 3 con 200.000 chips, si presenta con 1.500.000 al tavolo finale di domani. Alessandro, le abbiamo rapinate queste fish? No, è stata una bella scalata, anche perché durante tutto il torneo ho avuto dei sali e scendi. Addirittura era partito molto male questo inizio di torneo, questo inizio di day 3, perché sono subito sceso fino a 79.000 chips. Dopo ho trovato un raddoppio, poi piano piano ho vinto un po' dei bei colpi anche molto importanti. Poi un po' in contesti, dopo vincendo colpi sono riuscito a salire fino a 1.500.000 appunto. La tua estrema aggressività ti ha portato grossi benefici nelle situazioni in cui oggi hai hittato pesantemente, hai colpito pesantemente il flop trovando dei tris o situazioni analoghe, sbaglio? Sì, sicuramente la mia aggressività mi ha aiutato in questa scalata, diciamo. Perché? Perché di solito non viene mai creduto, no? Quindi nel momento in cui cominci a chiudere qualche punto è ovvio che vieni pagato, è più probabile di essere pagato rispetto a un giocatore che normalmente gioca più chiuso. Quindi sì, mi ha aiutato la mia aggressività, diciamo. Chiudiamo provando ad analizzare come potrà presentarsi il tavolo finale di domani. Magari facciamo una riflessione sugli avversari che ti ritroverai di fronte e sulla posizione al tavolo che avrai rispetto a questi avversari. Allora, è un tavolo molto, molto competitivo, perché sono presenti giocatori di grande esperienza e di grande abilità anche. Ci sono, solo per fare qualche nome, Max Pescatori, Filippo Candio, Marco Figuccia e altri giocatori che comunque sono molto esperti e abbastanza bravi. Qui sarà un tavolo finale che comunque mi vede avvantaggiato, anche perché ho un vantaggio di chips, quindi penso che sarà un tavolo dove prevarrà soprattutto le abilità rispetto a questi bui alti, perché infatti i bui ora sono altissimi, quindi con il mio stack, la mia aggressività e diciamo le mie abilità, se mai ci fosse, dovrei riuscire ad avere la meglio su quelli più corti. Fatto sta che comunque non è un tavolo finale normale, perché è pieno di giocatori con esperienza e che quindi non si faranno parlare dietro e che venderanno cara la pelle.